50 anni fa, dall'amore e dalla dedizione per il lavoro del signor Teodosio Preziosa, nacque il caseificio Preziosa di Seriate, che rappresenta un unicum nel panorama regionale lombardo, in quanto si fonda sul solido principio della qualità a tutti i costi. L'azienda nasce per opera del fondatore mio padre Preziosa Teodosio circa 50 anni fa ed era un piccolo laboratorio che man mano si è poi sviluppato diventando quella che oggi è una moderna industria casearia con criteri di lavorazione però tradizionali. L'azienda opera con 35 addetti nelle varie fasi dalla lavorazione al confezionamento alla distribuzione, a conduzione familiare nel senso che chi la gestisce siamo noi tre fratelli che continuiamo il discorso intrapreso da nostro padre e portiamo avanti la gestione dell'azienda con i criteri moderni, anche se nel rispetto di una lavorazione tradizionale con la moderna tecnologia però. L'attività principale dell'azienda si concentra nella produzione di mozzarella da tavola e da pizza, anche se ormai il settore pizzeria copre il 70% della produzione totale. I prodotti che vanno sotto il marchio mozzarella di Seriate sono lavorati muovendo da un concetto base. Questo è un prodotto che non si fabbrica, ma si fa, come tiene a sottolineare il titolare Mauro Preziosa, e che risente molto della concorrenza sleale di prodotti di qualità inferiore che sono spacciati per mozzarella sia in Italia che all'estero. La qualità indiscutibile dei prodotti realizzati presso l'azienda è data da tre fattori chiave. Una lavorazione che rispetta in modo artigianale i tempi di trasformazione del latte in formaggio, l'utilizzo di materie prime di ottima qualità, tra cui latte selezionato proveniente da una cinquantina di aziende locali, e impianti innovativi e tecnologici, tutti realizzati in acciaio inox. Il caseificio Preziosa vanta una produzione giornaliera che varia dai 100 ai 130 quintali di prodotto fresco, realizzato espressamente su ordini giornalieri. La produzione giornaliera è effettuata in base a ordini che vengono girati alla produzione e quindi ogni giorno si produce il quantitativo ordinato e non di più, perché la nostra filosofia è di fare prodotto fresco che esce tutte le mattine lavorando apposta con una lavorazione notturna che ci consente di uscire già alle 6 del mattino con prodotto appena fatto. Questo per avere il massimo dell'espressione della nostra mozzarella e per accorciare e per allungare la vita del prodotto. Noi produciamo mozzarella e latticini vari,
soprattutto pizzeria, perché il nostro mercato ci richiede questa tipologia di prodotto nei vari formati, da 2 kg, a cubetto, a julienne. E produciamo anche mozzarella da tavola nelle varie versioni, da 200 grammi senza liquido di governo, in bustina con liquido di governo, fior di latte, scamorze, versione affumicata e ricotta, ricotta tradizionale che facciamo ancora in cestini manualmente tutti i giorni. Il processo che conduce alla realizzazione dei prodotti parte naturalmente dal latte che giunge dalla filiera. Il latte appena munto, raffreddato a una temperatura di 4 gradi centigradi, viene raccolto giornalmente dalle autocisterne dell'azienda e consegnato in stabilimento, ove prima di essere sottoposto a lavorazione viene controllato sulla base dei parametri di legge e di qualità e, solo se ritenuto idoneo alla lavorazione, è destinato alla trasformazione casearia. Le analisi verificano la freschezza, la temperatura, la composizione chimica e i requisiti igienico-sanitari del latte. Siamo nel laboratorio dell'azienda in cui vengono effettuati tutti i controlli sul prodotto latte materia prima in entrata e sul prodotto finito. In questo momento l'operatrice sta analizzando il latte appena arrivato dalla cisterna dopo aver fatto i primi controlli veloci sulle sostanze inibenti nella struttura chimica e batteriologica, e poi procede all'analisi dei prodotti finiti. Ecco l'operatrice che sta controllando chimicamente il latte appena scaricato con analisi tipo il grasso, la proteina, l'acidità e il pH, per poi procedere ai prodotti di lavorazione in cui farà analisi chimiche e batteriologiche. Tutto il latte che entra in stabilimento viene sottoposto preventivamente al processo di pastorizzazione, un trattamento di riscaldamento in cui il latte viene portato per 15 minuti a una temperatura di circa 72 gradi centigradi. Il latte ormai pastorizzato viene raffreddato a 38 gradi, temperatura di coagulazione, e inviato alle vasche polivalenti. L'intero processo, oltre che da personale addetto, è controllato attraverso PLC, un computer specializzato nella gestione del processo produttivo. Una volta nella polivalente, al latte sono aggiunti i fermenti lattici selezionati.
Il latte viene fatto maturare per circa 20 minuti attraverso l'azione degli stessi fino a raggiungere il giusto pH. A questa fase segue quella più importante dell'intero processo produttivo, cioè la trasformazione del latte in cagliata. Il caglio naturale viene aggiunto al latte, all'interno della polivalente, e questo ha la proprietà di legare la caseina coagulando il latte in una massa compatta e solida. La massa gelatinosa che si è formata per coagulazione viene rotta in parti della grandezza di una noce e lasciata in posa per consentire la sedimentazione della cagliata. La cagliata viene così versata in cesti e lasciata maturare sotto siero residuo per almeno 3 ore, fino al raggiungimento di un pH di circa 5,1-5,2. Successivamente, attraverso i movimenti meccanizzati, la pasta viene inviata agli accumulatori, a seconda della produzione per pizza o mozzarella da tavola, che hanno caratteristiche leggermente diverse tra di loro. La cagliata ormai matura, controllata anche manualmente con la prova di filatura dal casaro, viene tagliata e inviata alle macchine filatrici. Qui, con l'aggiunta di acqua calda a 80 gradi, viene filata. La quantità di acqua aggiunta alla pasta varia in base al tipo di prodotto. La pasta filata viene automaticamente inviata alle macchine formatrici, che le daranno la giusta forma a seconda della tipologia di prodotto.
Il caseificio Preziosa presenta tre linee di produzione. Una che produce la famosa mozzarella di Seriate, e cioè una mozzarella di 200 grammi che viene confezionata senza liquido di governo. Una dedicata alle forme da pizzeria, sia da 400 grammi che da 2 kg. E infine quella per la produzione di tutte le altre tipologie, dal bocconcino di 20 grammi al fior di latte alla scamorza di 300 grammi. Il prodotto viene poi mandato in vasche di raffreddamento contenenti acqua fredda dai 10 ai 15 gradi centigradi, in cui raggiunge la giusta consistenza. Poi inviato nelle vasche contenenti salamoia, acqua e sale. Di qui, dopo aver sostato e raggiunto il giusto grado di salatura, viene confezionato. Non tutto il prodotto pizzeria viene confezionato in forma integra. Parte di questo verrà opportunamente tagliato a cubetti o julienne e consecutivamente confezionato su una linea specifica. Alcuni prodotti, come le scamorze, vengono sottoposti anche ad affumicatura. Il processo avviene ponendo il prodotto in camere di affumicamento, dove il fumo è generato per combustione di specifica segatura inumidita. Questi prodotti sono poi confezionati in sottovuoto. Molto importante è anche la produzione di ricotta. Infatti il siero, precedentemente pastorizzato, contenente ancora proteine nobili, viene riscaldato dopo l'aggiunta di latte a 88 gradi, temperatura alla quale precipitano le sieroproteine. La ricotta affiorata viene estratta manualmente e posta nelle fuscelle ancora calda.
queste verranno portate in cella frigorifera, dove, oltre che a raffreddarsi, la ricotta perderà il liquido in eccesso. Una volta raffreddata, la ricotta verrà confezionata con una linea specifica e, come tutti gli altri prodotti, sarà pronta per la spedizione, che raggiungerà i diversi punti vendita presenti in varie aree della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Lungo processo di lavorazione, l'attenzione nei confronti del prodotto, la passione che anima i titolari dell'azienda e l'alta qualificazione degli addetti al lavoro rendono Mozzarella di Seriate un marchio sinonimo di qualità, prelibatezza e Made in Italy.